Giuseppe Marchese, che non è assolutamente un fatto strano la partecipazione in qualità di esecutore materiale di un capo mandamento o di un capo famiglia ad un omicidio. Io desidererei che il Presidente chiedesse, se lo ritiene, che cosa significa o che cosa significava, per quelle che sono le conoscenze del Marchese, per un capo mandamento, per un capo famiglia, partecipare personalmente ad omicidi importanti. Se ne ha notizia. Ha un significato particolare? Cioè, è un obbligo del capo mandamento? Non in termini di obbligo, sì, cosa sì, significava sì. All'interno di Cosa Nostra? Non è un obbligo, ma bensì è un. E fa vedere che è sempre attivo e forte in tutti i mandamenti, in altri uomini d'onore che sono sempre attivi. Io prendo il caso di Madonia, Pippo Gambino e altri che erano sempre i prime del gruppo di fuoco che eravamo assieme sempre. Ho capito, quindi è manifestazione ma di. Vede, anche Totorrina fino a che 10 anni fa, nel 78-79, mi diceva mio fratello con Bagarella, diceva, Uzzuto Tuccio, ci avrebbe fatto i calate noi sentiamo te nel nostro albergo, in gergo, e che quando uno scende per fare un omicidio, qualche azione, ho capito. Dice, ma chi ha questa età, qua? Ma chi? Dice, tu la birre. Cioè, c'è sempre quel carisma e quella personalità, sempre che uno valoroso, dà delle dimostrazioni che a noi siamo scini e scendiamo, so cosa fa. Ho capito. Giuseppe Mar-